Saper fotografare correttamente un paio di occhiali su sfondo bianco è un'abilità che può tornare molto utile ai giorni nostri. Può servire sia nel caso in cui abbiamo un e-commerce e vogliamo vendere dei prodotti, sia nel caso in cui vogliamo realizzare una fotografia di qualcosa che ci siamo comprati e vogliamo vendere questa fotografia su portali di microstock, sia semplicemente se abbiamo piacere a fotografare un bell'oggetto che ci siamo comprati di recente. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, fotografo, appassionato di orologi e di occhiali da sole. Oggi non parleremo di orologi, per cui ci sono già diversi video dedicati sul canale, ve li lascio linkati da qualche parte, ma parleremo invece di occhiali da sole. In particolare andremo a vedere come si possono fotografare degli occhiali da sole senza riflessi sulle lenti utilizzando solamente un paio di fogli di cartoncino, un pannello riflettente e una singola luce flash. Vado a realizzare questo contenuto a seguito della richiesta di un utente che me l'ha chiesto. Se voi foste di più, probabilmente più persone mi avrebbero fatto la stessa richiesta, ma il fatto è che siete ancora pochi, per cui vi chiedo di iscrivervi al canale in maniera tale che quando mi arrivano delle richieste, se sono più richieste di uno stesso argomento, io capisco la veemenza della vostra richiesta, che cosa vi interessa sapere, e so con maggiore certezza su quali argomenti puntare per far contenta una fetta di pubblico sempre più ampia. Ma torniamo al contenuto del nostro video, andiamo a passare in rassegna la strumentazione utilizzata. Sto utilizzando Canon EOS 6D con il 2470 f2.8 prima versione, non ha molta importanza che cosa sto utilizzando perché in questo caso veramente va bene qualsiasi cosa. Certo, un fisheye magari no, un 600 mm magari no, però qualsiasi lente intermedia va bene. Anche il 18-55 utilizzato a 55 mm, o 18-50 forse, non mi ricordo neanche più. Insomma, la lente kit utilizzata al massimo zoom va benissimo per fare questo genere di foto, non serve niente di più. E per via del fatto che stiamo scattando tra f8 e f11, quindi con un diaframma molto piccolo, non ha la minima importanza il diaframma della nostra lente, perché comunque andiamo a stringere molto, quindi anche una lente, passatemi il termine, scarsa, anche una lente di quelle che ti danno insieme alla fotocamera, quelle che vai a sostituire immediatamente, va bene per fare questo tipo di foto. In tutti i casi va bene, perché se stiamo scattando per un e-commerce non serve una Hasselblad per fare quella roba lì, le fotine vanno piccole così sul sito web, gli utenti che arriveranno a cliccarle saranno pochi e comunque l'anteprima non sarà a piena risoluzione, quindi non importa se non abbiamo l'ottica della Madonna con una qualità stratosferica, va benissimo anche la lente kit, così come va benissimo anche una piccola reflex entry level per fare un lavoro di questo tipo, non serve chissà cosa. Una cosa di cui avete sicuramente bisogno però è un po' di illuminazione. Ora, io ho diversi contenuti che vi lascio in card sui flash che vado a utilizzare per la maggiore, che sono i flash della Godox, che vanno dalla D400 Pro fino al SK400 seconda versione. In questo caso sto usando quest'ultimo, l'SK400 versione 2, ma non ha la minima importanza perché qualunque dei due flash avessi utilizzato mi avrebbe dato assolutamente lo stesso risultato. Veniamo al modificatore. In questo caso sto utilizzando lo strip box sempre della Godox, non mi ricordo cosa misura, mi pare sia quello da 60 cm o 60 o 90 cm, non mi ricordo più. Comunque lo beccate su Amazon senza possibilità di dubbio, perché mi sembra che ce ne sia uno solo dei due, o da 60 o da 90, quindi è quello lì. Come potete vedere, la cosa importante è che qui abbiamo due pannelli di cartoncino che servono a delimitare l'area di lavoro in maniera tale che abbiamo uno sfondo dedicato senza elementi di disturbo. Non mi interessa avere il foglio di carta che faccia limbo in questo caso, perché comunque lo sfondo sarà abbastanza sfocato e abbastanza illuminato da diventare completamente indistinguibile. Inoltre andremo a scontornare questi occhiali per avere sostanzialmente il PNG svolazzante, quindi perfetto per tutti gli utilizzi, quindi non ci serve assolutamente che lo sfondo sia un limbo, perché tanto non lo usiamo, lo andiamo a bruciare quasi completamente. Un'altra cosa però che è della massima importanza, come potete vedere dall'altra parte rispetto alla mia luce principale, c'è un pannello riflettente, che in questo caso è un Neewer, non mi ricordo neanche cosa, vi lascio un link in descrizione per Amazon. È un bellissimo prodotto secondo me, perché è un pannello rigido di quelli collassabili, quindi di quelli che si sfoderano e diventano più grandi, quindi si ripone, occupa poco spazio. La cosa che mi ha convinto all'acquisto è che non è double face di più, nel senso che abbiamo la possibilità di mettergli la fodera argentata, che è quella che sto usando io in questo momento, la fodera dorata, quindi possiamo riflettere una luce speculare sia di colore neutro sia di colore dorato, molto utile se vogliamo matchare la luce del sole per esempio durante un tramonto. Abbiamo la possibilità di usare il bianco e il nero, quindi cambiando la direzione della fodera abbiamo la possibilità di invertire i colori. Se non mettiamo la fodera abbiamo un pannello traslucido, quindi è veramente un prodotto con 5 cose dentro che fa un po' di tutto. In questo caso serve semplicemente a matchare la mia luce principale, voglio farvi capire meglio di che cosa sto parlando. Vedete che io qui ho la mia luce principale, che è quella che mi illumina. Su questo lato io mi lascio un po' di ombra
anche perché la vado a riempire con la lucetta blu, come faccio sempre, ormai lo sapete, quindi questo è un giochino che faccio. Nel momento però in cui c'è un'ombra su questo lato, io magari potrei non volerla nel mio still life, posso andare con un pannello a mitigarla. Vedete che cosa succede? Io metto il mio pannello qui, vedete? Ombra, meno ombra, ombra, meno ombra, e a seconda di quanto lo tengo vicino o lontano posso proprio andare a decidere quanto deve essere profonda quest'ombra. Ora, questo è un pannello riflettente che getta una luce speculare, io potrei utilizzare il bianco se la volessi un pochettino più diffusa, in questo caso mi va benissimo speculare perché quello che voglio è proprio andare a togliere le ombre, quindi vedete, ombra, meno ombra. In questo caso ho fatto esattamente questo perché io voglio il mio sfondo bianco anche sull'altro lato degli occhiali e voglio i dettagli ben presenti, quindi vado a rischiarare tutto quanto il mio soggetto. È stata fatta esattamente la stessa cosa. Veniamo alle impostazioni della macchina e alle impostazioni del flash. Per un set di still life di questo tipo io vi dico senza il minimo timore che sto utilizzando un sessantesimo di secondo, più che sufficiente a lavorare con le luci flash in un contesto statico. Sto utilizzando F10, ho cominciato a F8 e ho finito a F11, quindi facciamo conto che sia un F10. Non vado a F16, sennò diventa morbida l'immagine, c'è troppa diffrazione, quindi l'immagine perde un po' di nitidezza. Non sto neanche alla massima apertura perché altrimenti avrei a fuoco solamente il dettaglio vicino a me della lente e tutto il resto sarebbe sfocato. Invece in questo modo riesco a tenere a fuoco grosso modo quello che mi interessa, i dettagli dell'occhiale che mi interessano. Dico occhiale ma vale poi per qualsiasi altro prodotto. Per quanto riguarda le impostazioni del flash, stavo utilizzando un quarto di potenza. Ora, moltissimi di voi mi chiedono le impostazioni, io ve le dico. Le impostazioni in questo caso non vi servono a un tubo perché dipende dal contesto in cui state scattando. Io stavo scattando in una stanza non oscurata perché non mi interessava oscurarla, non ce n'era bisogno visto che lavoravo con un flash, però era abbastanza buia, una stanza semi oscurata, quindi c'era poca luce di suo e non avevo nessunissimo problema. Se voi lavorate in un contesto completamente diverso, le impostazioni che vi ho detto io vanno completamente a quel paese. Ah giusto, ho dimenticato di menzionarlo, stiamo lavorando a ISO 100 o 200. Ho fatto un paio di esperimenti, alla fine ISO 200 mi sembrava che performasse molto bene. Cerco di non salire mai sopra i 200 in un contesto del genere, perché fra 100 e 200 veramente la differenza si vede, ma neanche col microscopio elettronico, è quasi impossibile vederla la differenza. Se si comincia a salire sopra 800 c'è un po' di rumore, in uno scatto del genere in cui siamo in un contesto di luce controllata è un peccato. Ora, come si fa a evitare i riflessi sulla lente? Perché la cosa più difficile è proprio questa. Nel momento in cui noi andiamo a realizzare una fotografia di un qualcosa di riflettente, come può essere un orologio o come può essere un paio di occhiali, vedete che è molto facile avere il riflesso della nostra luce principale. In questo caso la cosa da fare è semplicemente questa, vedete? Riflesso, niente riflesso. Quindi se dal vostro punto di osservazione riuscite a collocare la luce un pochino sopra al vostro occhiale e riuscite a scattare da questa angolazione, riuscite a prendere l'occhiale perfetto senza nessunissimo riflesso. Ovviamente se il nostro punto di ripresa fosse collocato esattamente dove c'è la luce principale, ecco che sarebbe impossibile, perché luce principale, riflesso, vedremo sia noi stessi sia il riflesso della lente. Invece se riusciamo a posizionarci in questa maniera, quindi abbiamo la nostra luce principale sopra ma fuori dal campo d'azione del riflesso delle lenti che oltretutto sono bombate, riusciamo a ottenere uno scatto perfetto. Dunque, possibili utilizzi di un'immagine come questa? Ovviamente un e-commerce, ovviamente microstock, ovviamente anche piacere personale, quindi perché no? Se io sono appassionato di oggetti di un certo tipo posso aprirmi il mio Instagram dove fotografo tutti gli occhiali da sole che ho, tutte le cose che ho. Andremo a vedere in episodi successivi come si fa a fotografare qualcosa di bianco su sfondo bianco o qualcosa di nero su sfondo nero, che è un'altra cosa che mi è stata chiesta anche qui da una sola persona. Iscrivetevi a questo canale così quando mi fate le richieste arrivate a frotte un pochettino più di persone per uno stesso argomento, così so quale fare prima e quale fare dopo. Andremo a vedere come si fa, perché è una delle cose a mio parere più difficili quando si deve imparare a fare una cosa del genere, non si sa mai da che parte cominciare, mi ci metto io per primo. Io ho codificato questa tecnica per fotografare un oggetto sul suo stesso colore, ma ci ho messo un sacco di tempo, quindi è una cosa a cui sono arrivato col ragionamento e poi ho visto che tanti altri la facevano esattamente in questo modo. Andremo a vederla nel corso di episodi successivi, fatemi sapere se vi interessa, perché se in tanti mi dite sì figata ci interessa, gli do priorità, se mi dite non ce ne frega niente la farò lo stesso perché qualcuno me l'ha chiesta, ma la metterò un pochettino in attesa, uscirà un pochettino più avanti. Amici, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.